pietà mi giunse e fui quasi smarrito e cominciai: poeta, chi sono quei due che insieme vanno e paiansi al vento esser leggeri? Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu a lor li priega per quell'amor che i mena, ed ei verranno. Immergersi nella Divina Commedia, non leggendola ma ascoltandola, è un piccolo viaggio recitativo quello che Italia 7 propone a 700 anni dalla morte del sommo poeta. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, è il modo ancor m'offende. Amor che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Andrea Buscemi legge Dante a un'immersione sensoriale in tre canti dell'inferno dantesco. Il quinto canto, dedicato all'amore tra Paolo e Francesca, il 26esimo canto con la fine di Ulisse rivista da Dante e il canto 33esimo che narra la triste storia del conte Ugolino della Gherardesca. Un'idea di Italia 7, di tutta la redazione, e quindi abbiamo assoldato uno dei migliori attori che abbiamo in Toscana, ma anche nel panorama nazionale, che lo potesse degnamente recitare, Andrea Buscemi. Abbiamo deciso di fare questo perché quest'anno, al di là che è il 700esimo anniversario, ma io credo che Dante è dentro di noi e deve essere sempre costantemente ricordato, proprio per un discorso di cultura. A volte la cultura non paga molto in televisione, in termini di ascolti, ma forse perché siamo noi un pochino assorbiti da tante altre cose. Riportare la cultura teatrale in modo televisivo su Italia 7, ma dico per tutti, perché poi questo è un prodotto fruibile, sarà fruibile per tutti, credo sia un risultato straordinario. Questi tre canti tra l'altro sono straordinari. Buscemi ha dato un tocco suo, tutto suo, a questi canti, e poi perché comunque sia la sofferenza in amore è sempre un qualcosa di straordinariamente eccezionale e ci riporta tutti al senso dell'amore, e l'amore va rispettato. Va reso onore, va dato atto della grande sensibilità di Fabrizio Manfredini, che ci ha creduto a questo progetto, l'ha condiviso con me, e quindi abbiamo fatto questo omaggio a Dante Alighieri, che si spera vi piaccia, si spera che possiate apprezzare e che penso possa anche essere il viatico per altre operazioni di questo tipo, che in qualche modo così divulghino per quello che si può fare la cultura in un momento di così grave imbarbarimento che è quello appunto che ci sta pervadendo.